Cari amici, buongiorno, anche se col tempo molto piovoso pare che stiamo già in serata. E vabbè, dopo quello che abbiamo visto ieri sera a Bergamo, con la nevicata, tutto è possibile, sperando che davanti Villarreal oggi si giochi. Bene, quindi anche se appunto manca la partita tra Atalanta e Villarreal, andiamo a fare un resoconto più o meno totale dei gironi e gli ultimi risultati della UEFA Champions League, quindi sesta giornata, che ha visto un'inconsueta 3 giorni che si conclude oggi. Con martedì abbiamo avuto Lipsia, Manchester City 2-1, Paris Saint-Germain, Club Brugge 4-1, Shakhtar Sheriff 1-1, Real Madrid Inter 2-0, Milan Liverpool 1-2, Porto Atletico Madrid 1-3, Dortmund Besiktas 5-0, Ajax Sporting di Lisbona 4-2. Ieri Zenit, Chelsea, rocambolesco 3-3, Juve, Malmo 1-0, Wolfsburg, Lille 1-3, Salisburgo, Siviglia 1-0, Manchester United, Young Boys 1-1, Benfica, Dinamo, Kiev 2-0, Bayern, Monaco, Barcellona 3-0, e poi appunto la fortissima nevicata nel Guice Stadium dell'Atalanta, che ha costretto, diciamo, la UEFA a rimandare ad oggi, che inizialmente si parlava, diciamo, ore 15, 16, 16:30, ma poi, come mi sono assicurato stamattina, la partita si farà questa sera alle 19, presumo sempre con diritto TV esclusiva di Amazon Prime Video. Vediamo quindi la situazione dei gironi, passano alla seconda fase della Champions, girone A, City e Paris Saint-Germain. Allo spareggio, sedicesimi di finale Europa League, Lipsia. Girone B, Liverpool e Atletico alla seconda fase della Champions, allo spareggio Europa League, il Porto. Girone C, Ajax e Sporting, seconda fase della Champions, il Dortmund è terzo, non ce l'ha fatta. Forse credo per differenza rete ad andare nella seconda fase della Champions, per il Borussia Dortmund sarà spareggio per l'Europa League. Girone di Real Madrid e Inter alla seconda fase della Coppa dalle Grandi Orecchie. Lo Sheriff, incredibilmente buonissimo cammino dello Sheriff, allo spareggio Europa League. Gruppo E, che è un po' la sorpresa, Bayern Monaco che Benfica al secondo turno, il Barcellona dal 2004 che non accadeva farà lo spareggio sedicesimi di Europa League. Girone F, ascoltiamo bene, United già sicuro della seconda fase della UEFA Champions League. Eliminata già lo Young Boys quarti in graduatoria, e oggi bisogna capire cosa succede tra Atalanta e Villarreal, perché l'Atalanta è seconda a 7 punti, cioè scusate, il Villarreal è seconda a 7 punti, l'Atalanta è terza a 6 punti. Sa di fatto che comunque o vittoria o pareggio, o speriamo di no, sconfitta l'Atalanta, sarà assicurata di un posto in Europa League, assicurata in Europa League, nel caso dovrà giocare lo spareggio, e Villarreal lo stesso vale anche per lei. Girone H, Lille e Salisburgo vanno alla seconda fase della Champions, Siviglia ai sedicesimi playoff Europa League. Chiudiamo con girone H, Juve e Chelsea prima e seconda. Diciamo che Chelsea ha perso una grandissima occasione ieri in casa dello Zenit, e la Juve, seppur risicata con un gol, ha vinto contro il Malmo, e lo Zenit poi, che
però come differenziali ti vediamo 10 fatti, 10 subiti, quindi un totale equilibrio va allo spareggio Europa League. Quindi insomma, questo possiamo dire che poi voi sapete, io dico sempre che tra prima e seconda non c'è grande differenza, perché poi dalla seconda fase, che sia Champions, Europa League, Conference League, tutto può accadere, tutto può succedere. Noi quindi ci vediamo al prossimo video, che inevitabilmente sarà domani, per parlare di UEFA Europa League e Conference League, ricordando già che i sorteggi tra Champions, Europa League e Conference League si faranno lunedì prossimo imminente, ore 12, Champions, ore 13, credo sia Europa che Conference League. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!